Bello a dire che benvenuti su Mighty Mouse, siamo su End of Fate 2. Allora, riprendiamo dove avevamo lasciato l'ultima volta, ovvero la parte seconda dell'Imperatrice. Allora, andiamo avanti. Intanto abbiamo 8 su 20 di fama per, ricordo, utilizzare l'arma speciale che è il martello, che ha un potere particolare per proprio questa missione qua. Dobbiamo trovare questo capo delle scimmie, che sembra un mago potente, o un combattente mago comunque. E abbiamo superato la prima parte, adesso siamo arrivati nella seconda parte della missione e siamo arrivati a Brandon. Nel cuore della notte ti trovi il villaggio attaccato dai predoni, quindi molto probabilmente dovremo combattere. Mentre il villaggio brucia, tre coraggiosi contadini tentano di difendere l'ultimo abitante sopravvissuto. Uno di loro grida: "Ti prego, aiutaci! Dobbiamo fermare questi selvaggi prima che sia tutto perduto!" Stella e corre in aiuto agli abitanti, ti pare, oh. Ma non è che porto sfiga, perché ogni posto dove vado succede sempre il casino. No, sì, oppure Malacalipsi che porta Iella, che potrebbe anche essere lui, eh. C'è Malacalypso? No! Ma che figata! Ma questi sono cattivi però. Intrappolatore, le prede sono più uniche che rare, nelle pianure congelate. Gli occhi attenti degli intrappolatori vengono ciuccio. Lanciando delle trappole per catturare i propri avversari, usa schiva per evitare le trappole o cambia direzione rapidamente. Aia! Malacalypso mi dai una mano? Oh! Figata, lanciano le trappole, no. No. No, io mi hanno preso, Oh, però è già morto uno, eh. Alle spalle. Però faccio gli stessi danni. Ah, figata queste delle trappole. Malacalypso, fai qualcosa o aspetti Natale? Oh, sono ancora tre sono. Dov'è? Ma così non ho utilizzato neanche il potere dell'orno, maledizione. Ok, è andata bene comunque, dai. Figata sta cosa che lanciano le catene, le palle concatenate sarebbero. Spettacolo. Allora, o spada del soldato o lama cardinale, meglio la lama cardinale. Equipaggia, no? A remnant of the Templars and their religious righteousness. 2 di fama, quindi 10 di 20. Gli abitanti sopravvissuti corrono in soccorso dei contadini curando le loro ferite. Grazie, avventuriero, piangono. Ci ha aiutato a salvare ciò che rimane della nostra gente. Ma purtroppo il nostro villaggio non esiste più. Ti preghiamo, accetta questo piccolo segno della nostra gratitudine. Ricevi. Per aver salvato due contadini, ricevi 2 di fama. Vabbè, ci intercibo, grazie. Non è questo il momento per festeggiare. Sicuramente si staranno radunando per razionare le città di Terry. Sono diretti più a sud, lungo l'origine del fiume. Sei un vero eroe. Sicuramente li salverai. Dal momento che un altro villaggio è stato conquistato dagli uomini del nord, parte la prossima città senza indugio. Sì, ma io in realtà mi vorrei fare tutte le carte, scusa. Your memory seemed filled Oh! with conflict and Bellino, chaos, yet bellino questo. occasionally something merely pleasant slips through. Questa se l'ha già visto, un mercante di torte praticamente. Torte al limone. Non vi leggo tutto perché l'avevamo già letto nel gameplay precedente. Ah, partire, che ho 0 soldi. Ottimo. Questo ti dà parecchio cibo. This particular Borseggiare. card is below you, even as it represents a quick means to easy profit.
Allora, Merrick praticamente l'avevamo incontrato precedentemente, è un borseggiatore che ci aveva rubato 10 monete d'oro e l'avevamo lasciato andare perché ci svelava un segreto, praticamente ci dava l'abilità del borseggiare. Incontri Merrick nella piazza come ti aveva detto, ci eravamo appunto dati appuntamento nella piazza. Quindi da una missione all'altra ha detto torna domani, ci incontreremo nella piazza e ci siamo incontrati in un'altra missione. Indica un venditore di tappeti al bazar. L'ufficiale. Spiega. Guarda e ascolta. Se il Lord viene a sapere che non hai pagato tutte le tasse, ci saranno dei problemi, dice l'ufficiale. Senti, mi piace questo tappeto, sarà meglio che me lo passi. E poi anche tutta la merce, che ne dici? Ma no, e quello è un raro capolavoro della fascia orientale, esclama agitato il mercante di tappeti. Mentre la lite continua, che il borsello dell'ufficiale pendola aperto. Allora vedi, Merrick dice con un ghigno. Sai, è considerato rubare solo se ti scoprono. Allora, qui il problema è che ho paura di perdere la fama, però vorrei avere il gettone, quindi io rubo. Questo è lo spirito giusto, continua. Ora ricorda, il trucco è sapere quando fermarsi, ma se sei bravo non ne avrai bisogno. Rimuovi dietro l'ufficiale mentre fa finta di osservare i tappeti in esposizione. Mentre continua a contattare, infili la mano nel suo borsello. 3 oro, o 10 oro, o 5. Questo. No, pensavo fosse quello da 10. Ruba ancora. Ah, posso anche perdere la vita? Riproviamo. Mizzica, questa è dura. Questo. Metti il bottino in tasca e vattene. Tutto qui? Ma com'è tutto qua? Tutto qui? Chiede Merrick. Beh, suppongo che tu non sia bravo quanto pensassi. Metti in tasca il bottino mentre scompare con mezzo la folla. E cavolo, ha preso un sacco di oro. 18. Però non mi ha dato la monetina. Vabbè, comunque non mi ha beccato, la fama non è scesa, che è la cosa più importante. Acque profonde, anche questa l'abbiamo già visto. C'è da combattere, perché io non ho scappo. Le armi pesanti sono consigliate contro l'impero. Puoi cambiare. Ok. Quindi se le armi pesanti sono consigliate dovrei mettermi. Questa no, perché tanto non credo che perché richiede 20 di fama, non me lo fa neanche utilizzare. Vediamo di ascia. Quanto leva l'ascia? 19. Vai. Anche se non mi trovo molto bene con l'ascia perché è lento a combattere. Però sono anche in tanti. Il mio voto va in questo cavolo di casino. Aioooo! Ma che cifone infestato! L'avevamo visto nella missione precedente, ma l'avevamo sconfitti, perché è ritornato? Ma non c'è il gatto. Oh, troppo casino, ragazzi. Che fa Malacalipse? No, da solo non riesco, c'è troppo casino. Ma io. Malacalipse, ma che fai? Malacalipse è andato. Ma sono troppi! Ti ho detto che con l'ascia non mi ci trovo. Vai da una mano, Malacalipse maledetto! Ehi!
Poi crepassero. Mortacci vostri. Mamma mia. Oddio che liscio. E crepate però anche voi altri. No! Oh, dai, dai! Madonna, che fatica è stata questa qua, sono quasi crepato. Eclipse, grazie. Dacci, tu, dacci. 4 di fama, non mi è costata niente. Ritorno degli alleati? Reale molto solidale all'inizio di ogni nuova mappa. Va bene. Quindi per ora Malacalypse è KO. When the hero runs in, the villain takes their time to bait their trap. Be careful, lest they put you in your place. Non è possibile. Uscire indietro di te. L'avvertimento che ricevi la vita in pericolo, ti volti. Di volte le corde di una bola degli uomini del nord si attorcigliano intorno. Ah, la bola si chiama bola. Le chiamo le palle concatenate. Posso cambiare armi? No. Grazie. Speriamo che almeno Malacalypse mi faccia qualcosa. Che la vedo dura, ragazzi. No. Chissà se tra di loro si riescono, si intrappolano. Vai, uno è andato. Lui è andato. Dai, alle spalle, secco. Però le spalle dovrebbe levare di più. Aia. Non mi freghi. Aio. Crepa, maledetto. No. Oh. È comunque 21, ragazzi. Peccato, mi ha preso 2 o 3 volte all'ultimo, mannaggia. Però figata sta cosa che ti intrappolano. Nell'uno non c'era assolutamente. Cerca bottini. E dato che ci siamo. Esci di cibo. Va bene. Se io faccio così, non consumo cibo? No. Accampati. Se io mi accampo. Campfires offer a chance to see what your companion has to say about your current challenge. Arriva in un accampamento di mercanti. Alve, difensore di villaggi, esulta nei mercanti, vieni, pianta le tende e unisciti a noi. Il cibo in vendita è stato aggiornato, gli equipaggiamenti in vendita sono stati aggiornati. Bruciare un villaggio mi sembra un po' troppo. Pensa a tutti i tessuti al vino che vanno perduti. Malacalypse ha bisogno di bersi un'altra bottiglia di vino per calmarsi. Malacalypse sempre pensa a Odinero. Allora, cambia aspetto, si può anche cambiare aspetto, no. Rivedi l'obiettivo, cucina il cibo. Sì. Ma sì.
Ma sì? Figa sta cosa dell'accampamento. Io cucino fino alla morte. Mi lascio 10 di cibo. Poi commercia. Vendi equipaggiamento. Niente. Compra equipaggiamento. Niente. Compra cibo. 15, non è un po' tantino. Sembra un po' molto tantino. Vabbè. Poi termina scambio, cuciniamo cibo allora e rimaniamo a 10. Adesso abbiamo preso quasi tutta la vita, leviamo le tende. Saluta il mercante e continua la mia strada. Vediamo l'ultima carta. If you fall in a trap once, you may blame ancora. To fall in the same trap again. Ma mi fate cambiare le armi, l'inventario. Cosa? Ah, 3, 1, 1. Pensavo fosse 2, invece 1. No, vabbè. Se vuoi più. Più o meno come prima. Pensavo fossero 7. No, sono 7. 8. Portacci loro. Ma che diavolo? Ma secondo loro come faccio a combatterli tutti? È andato. Dai che paghi anche lui. Vabbè, 21, non è che gli ha levato chissà cosa. Però l'ha stordito. E 2, 3. Avrebbe colpito lui, se non mi sbaglio. No, crepaci. Vai, Malacalipso! No! Cazzo, mi ha preso una botta finora. Dai, mi sono allontanato a 20.000 km. Una calizia e picchia lì. Ahia, ecco la prima botta, però ci si può sta. Dai, su. Per me si è rimasto da solo per poco. Bella, ho preso un colpo solo se non mi sbaglio. Tanta roba. Mi dispiace, ma ti è andata male. Cerca bottino. Tre ore, ma dai, ma che schifo. Non me l'ha nemmeno, me l'ha levati. Vabbè, andiamo. Continua verso il prossimo villaggio. Calta molto mentre continua la tua missione. Actions of course have consequences. Ancora, villaggio in fiamme. The steps you have taken will bring a simple peace. No. Va bene ragazzi, direi di concludere qui questa seconda parte dell'Imperatrice.
Dato che questa missione è un pochino più lunghina, la divideremo in tre parti, quindi la terza parte la aggiungerò nel prossimo gameplay. E niente ragazzi, io comunque vi ringrazio per la compagnia, lasciate like, iscrivetevi al canale che come sempre il canale ha bisogno di crescere perché è ancora molto piccolino. E ci vediamo la prossima volta, grazie per la compagnia ragazzi, ciao!